Buonasera a tutti, ci siamo? Sì. Il titolo è Partiamo a fare i spegli, penso che sia evidente. Allora, siamo qui a presentare oggi l'allenatore, il motivo principale della conferenza stampa è quello, ma sarà anche il via ufficiale alla stagione con i presidenti, con il direttore sportivo e con lo staff tecnico che verrà presentato. L'allenatore del Potenza che è qui presente è Raffaele Esposito, penso che avete già avuto modo di avere qualche referenza su di lui, poi sarà lui a presentarsi e a rilasciare le prime dichiarazioni ufficiali. Io credo che sia opportuno che il benvenuto lo diano i presidenti, poi andiamo nel dettaglio. Buonasera a tutti, come potete leggere si ricomincia oggi una nuova annata, nella speranza che quel famoso progetto che si è parlato l'anno scorso possa portare i suoi frutti. Siamo partiti oggi, in quanto voi sapete che il 30 giugno si è concluso il campionato. Non volevamo dare nomi, anche se tutti conoscevano già il nostro nuovo allenatore, solo oggi ufficializziamo l'entrata del nostro allenatore. Maria, penso che... La frase mi sembra abbastanza simbolico, ricomincio da te. L'anno scorso è stato un anno di assestamento, conoscete tutti le vicissitudini che ci sono state, le problematiche derivate dal passato, tutta una serie di problemi che non stiamo nemmeno più a raccontare, perché poi sono dati di fatto che hanno riempito un po' i giornali, sia il gossip di quest'anno, e ancora tutt'oggi dobbiamo lottare per chiudere ancora alcune situazioni vecchie che non sono ancora totalmente chiuse. Ricominciamo da un giovane, come dicevo prima, crediamo tantissimo nei giovani, viene da una scuola importante, la scuola dell'Arezzo, ha avuto come maestro il mister Ezionino Capuano, che lo ringraziamo di tutto, davvero una persona amica prima di tutto, che ci ha fatto fare questa importante conoscenza. Il nostro discorso quest'anno è un discorso, inutile che ci nascondiamo, un discorso di alta classifica. Abbiamo fatto tante esperienze su Potenza, abbiamo conosciuto tante persone ottime che possono rientrare a far parte di tutto quello che sarà poi la dirigenza del Potenza Calcio, e puntiamo soprattutto in una squadra d'attacco. Non le emozioniamo su niente. Il nostro mister sta qui. Facciamo prima fare un saluto a Daniele, al direttore sportivo. Poi... Buonasera a tutti. Penso che i presidenti sono stati chiari su alcune cose. Purtroppo veniamo da un anno difficile e in questo momento dobbiamo dare risposta ad una città che merita di avere uno stadio pieno e di avere uno stadio dove lotta una squadra per un obiettivo importante. Sicuramente non sarà facile, perché ci saranno tantissimi avversari agguerriti, questo qua lo mettiamo in conto. Noi ci metteremo il massimo per far sì che la squadra possa trainare di nuovo gli spettatori allo stadio, perché abbiamo bisogno di un dodicesimo uomo, cosa che lo scorso anno non siamo stati capaci di fare. Quindi dobbiamo fare dei sacrifici, i giocatori che verranno a Potenza dovranno venire con una mentalità, soprattutto quella di essere uomini, di non crearci problemi con nessuno e di lottare ogni domenica per l'unico risultato che è quello della vittoria. Perfetto. Allora, facciamo un saluto subito di Raffaele, del mister, e poi possiamo già fare le domande. L'unica accortezza, dato che ovviamente per lui non vi conosce, vi presentate nome, testata e quant'altro. Allora, buonasera a tutti. Sono Raffaele Esposito, nuovo allenatore del Potenza.
Volevo ringraziare in primis i presidenti e il direttore sportivo che mi stanno dando questa grande occasione. Io ieri, dopo che sono stato ufficializzato, ho ricevuto una marea di messaggi e anche ho letto dei commenti. Tra i commenti che mi sono piaciuti ce n'è uno in particolare che dice: non basterà dare tutto, ma bisognerà superarsi. Ecco, questo sarà la mia forza. Quest'anno mi devo superare, perché per me è una grande chance e la devo sfruttare io insieme ai miei giocatori. Adesso, se mi volete fare domande, presentiamo lo staff un secondo prima delle domande, perché ci sono tutti i professionisti che affiancheranno il mister. La presentazione dell'organigramma societario, me lo confermano i presidenti, avverrà a breve, certo. Un secondo momento, quindi oggi viene presentato solo lo staff tecnico, che è composto da tutte persone che sono da queste parti. Non faccio parte dello staff tecnico. Siamo emozionati a vederti dall'altra parte. Io mi occuperò della comunicazione, penso che mi conoscete un po' tutti e spero di poterlo fare nel modo migliore e più costruttivo possibile. E allora, abbiamo due preparatori atletici, che sono il professor Clemente Truda, che buonasera, alla nostra sinistra, che era ad Arezzo anche lui l'anno scorso. Prof, se vuoi fare un saluto. Il saluto del preparatore di solito è un qualche cosa che va perso, perché il mio ruolo è un ruolo di lavoro dietro le quinte e basta, insomma. Non siamo noi preparatori, collega, non siamo uomini da palcoscenici, insomma. Per chi non ha l'archivio sotto mano, è già stato a Potenza con Mario Somma allenatore in quella stagione, presidente molto bene, tanti motivi, insomma. Insieme al prof Truda c'è invece il prof Sant'Arsiero, che lo coadiuverà anche lui da preparatore atletico, credo sempre con la delega specifica anche al recupero degli infortunati, giusto come nella passata stagione. Ci sarà questo coordinamento. Tra loro c'è il nostro allenatore in seconda e preparatore dei portieri, che è Peppe Catalano, quindi con le stesse mansioni della passata stagione, e mister Panariello, giusto? Sì, mister Panariello, che farà parte dello staff tecnico con il ruolo di collaboratore dell'area tecnica e diretto assistente del mister. Questo è lo staff. Poi verrà perfezionato lo staff medico con la figura del massaggiatore, che credo che sia qui Cristian. Verrà confermato, però poi verrà presentato insieme al medico quando verrà definito l'organigramma dell'area sanitaria. Domande al mister e ai presidenti, presentandovi con la testata. Alfonso Pecoraro, quotidiano della Basilicata, Corriere dello Sport. Buonasera, innanzitutto benvenuto. Se Pigioni mi consentirà del tuo, l'hai detto prima, ti stai giocando una grande chance, permettimi di dirti, con una nube addosso, che è quella di Ezio Capuano, perché sappiamo benissimo che non voglio usare termini forti, però insomma ha proposto il tuo nome per Potenza. Addirittura un po' di tempo fa si è ventilata anche l'ipotesi che la coppia Esposito Capuano potesse venire a Potenza. Da oggi sei ufficialmente allenatore in prima, da solo, in solitaria, piazza importante, prestigiosa, al di là delle parole di retorica. Sgombrami il campo da queste nubi, fammi capire che sei allenatore del Potenza, che idee tieni per Potenza, come giochi. Su questo una precisazione a livello societario importante, cioè a beneficio di chi non sa tutte le fattispecie contrattuali. Ezio Capuano è un tesserato dell'Arezzo, quindi... No, questo è un discorso oggettivo, ufficiale, un tesserato dell'Arezzo fino al 30 giugno 2017, mi sembra. Quindi lo possiamo classificare come un amico dei presidenti, credo che sia indiscutibile, come un maestro sul lavoro del mister Esposito, però è bene precisare che parliamo di un tesserato dell'Arezzo. Quindi è una precisazione. Bene precisare. Dico, è giusto. Perché c'è l'ipotesi, il caso di spingo di Ezio Capuano dall'Arezzo sarebbe stato, Io oggi mi raffronto con Raffaele Esposito, perciò ti rinnovo il benvenuto, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Fammi capire come giochi. Ho due sistemi di gioco. Il 4-3-1-2, che sarà, diciamo, quello principale,
E poi il 3-5-2, che sembrano diversi come moduli, ma invece si assomigliano molto. Questo è il mio sistema di gioco. Della categoria? Della categoria della Serie D, sai insomma le insidie, conosci i giocatori? Sì, sì, conosco perché è un campionato che da calciatore l'ho fatto. So l'importanza, ripeto, degli under che sono fondamentali in queste categorie perché ti spostano gli equilibri se puoi fare un campionato importante oppure se devi fare un campionato di sofferenza, se li sbagli a quello vai a finire. Quindi so di questa importanza. E poi gli over, non bisogna anche, è normale che non bisogna sbagliare manco gli over, e lì le conoscenze non ci mancano per portare giocatori importanti. Mister Maiorella, Sandro Maiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Salve. La mia domanda è legata soprattutto alla piazza in cui tu arrivi. Sì. Potenza è una piazza che vive di calcio, una piazza nella quale il calcio è per molti è motivo di vanto, è stato motivo di vanto, è motivo certo. di vanto. Per molti è anche motivo di amarezza, perché sono tanti anni che Potenza non riesce a uscire da questo fosso che si è creato, e quando c'è uscito è rimasto fuori poco, poi è rientrato immediatamente. Ecco, tu sai che avrai sulle spalle una pressione notevolissima, perché l'annata scorsa, probabilmente lo sai, non è stata un'annata. È stata un'annata. Così, è stata un'annata che ha avuto momenti in cui sembrava che potesse esserci il lancio, e poi insomma. Ecco, sai che avrai su di te una pressione notevolissima, hai le spalle belle larghe sì. per sopportarla. Sì, non ho nessun timore. Questo è il mio lavoro, prima già sapevo a cosa andavo incontro, so Potenza quello che cerca e quello che merita, quindi io sono venuto qua con tutta la voglia di fare bene e di portare il Potenza nella categoria che le compete. Quindi non ho nessun timore perché, ripeto, questo è il lavoro che faccio, è una vocazione che si ha dentro. La mia vocazione è quella di fare l'allenatore, quindi se ti spaventi di allenare una piazza come Potenza è meglio che cambi mestiere. Brocco. Mariano. Sì, buonasera. Rivolgo prima una domanda ai presidenti, ci conosciamo. Credo che l'anno scorso sia stato l'emblema di una disorganizzazione, ma non per demeriti. Mi è sembrata una disorganizzazione più per inesperienza, per un impatto con una piazza che doveva dare e che poi non ha dato, sia in termini imprenditoriali che in termini di pubblico. In termini imprenditoriali io non penso ci possano essere grandi novità, in termini di pubblico sì, perché questa è una piazza che risponde nel momento in cui vede dei programmi seri e dei risultati che l'anno scorso sono mancati da lì. Adesso sulla scorta di quella che è stata l'esperienza dell'anno scorso, Presidente, ritenete che quest'anno ci siano i presupposti perché si possa ragionare anche in termini societari su un'organizzazione efficiente che... anche l'ingresso di Pietro mi sembra già un primo passo importante, l'ingresso del professor Sant'Arsiero e alcune figure locali, questi sono anche i risultati di un errore dell'anno scorso che vi ha portato a queste scelte. Quindi ci auguriamo che ci siano adesso i presupposti per un percorso diverso. Come ho detto all'inizio, è stato un anno di assestamento dove dovevamo capire noi da esterni cosa dava la piazza e cosa offriva la piazza. Sicuramente c'è stata l'inesperienza di base nel trattare l'argomento in maniera non come un'azienda classica, perché me lo potete insegnare che il calcio è un'azienda tipica, è il campo, il pallone fa la differenza e fa il risultato. L'anno scorso se c'erano 4 partite di fila vinte si cambiava il discorso, come si cambiava il discorso per tutto quello che è successo poi nell'intermezzo e nel cambio del girone, quando al girone di ritorno. Quest'anno partiamo da una base ben chiara e precisa, già se lo notate stasera, oggi abbiamo presentato lo staff prettamente tecnico, poi la prossima settimana presenteremo tutto quello che è la parte dirigenziale e in ultimo presenteremo la squadra con la città. Già avete notato la differenza dell'anno scorso, siamo nello stadio Viviani, non siamo a Tito, quindi già l'anno scorso siamo partiti con un piede sbagliato, facendo già
le prime manifestazioni di interesse fuori da Potenza. Potenza è la casa del Potenza e Potenza sarà presentata a Potenza. Questo è il nostro motto. Infatti, se leggete sul tavolo, non per essere ripetitivo, ricomincia da te significa proprio questo. Ricominciamo da Potenza, che è la città. Ha questa squadra, la squadra ha questa città. Quindi faremo tutto come base logistica e base operativa su Potenza per quello che è discorso di natura prettamente sportiva. Poi per la dirigenza, la prossima settimana avrete anche i nomi di chi sarà poi la dirigenza vera e propria, che sarà rappresentata per il 90% da persone di Potenza. Se mi smentite che allora ci sono dei segnali positivi? Ma per quale allora? I segnali positivi nascono all'inizio, non alla fine. Noi quest'anno abbiamo dato, come penso, siamo stati chiari e aperti in tutte le trasmissioni, abbiamo dato sempre la massima disponibilità a tutto quello che era la classe imprenditoriale di Potenza e la classe dirigenziale di Potenza. Certamente in corso d'opera, l'anno scorso, salire su un carrozzone malandato con tante perdite era un po' per tutti difficile. Quest'anno partiamo già con un passo in più perché abbiamo un anno di esperienza e abbiamo un filtro di problematiche eliminato. Quindi quest'anno sarà più facile, quindi quest'anno vedremo realmente se la città risponde a livello imprenditoriale e vedremo realmente la classe dirigente che c'è su Potenza se risponderà realmente. L'anno scorso chiunque o doveva essere folle o doveva essere pazzamente innamorato di Potenza o doveva avere altre problematiche. L'anno scorso purtroppo ci siamo sobbarcati di tanti problemi. Ringrazio Mimmo Russillo, ringrazio il professor Barba, ringrazio tutte le persone che ci sono state con noi e come si dice, nella buona e nella cattiva sorte comunque hanno dato una mano, e posso dire che sono stati quasi gli unici che hanno dato una mano a me e ad Umberto. Oggi partiamo da zero, però non partiamo da meno come era l'anno scorso, e questo dovrebbe far capire un po' a tutti che io e Umberto non siamo né padri né padroni, vogliamo il bene della squadra Potenza Calcio, di conseguenza il bene della città. Se ci date una mano, ve ne saremo riconoscenti. Se non ci date una mano, come abbiamo fatto l'anno scorso, faremo anche quest'anno. Volevo un attimo rispondere. L'esperienza non è vero che c'è stata un'esperienza. C'è stata una pazzia mia e di Andrea ad acquistare a fine agosto, fine luglio, non mi ricordo quando, 30 luglio, una squadra che non sapevamo la voragine della squadra. Cioè, ogni giorno c'era da mettere una pezza a colore, come si vuol dire. Quindi squadra, allenatore, non si fa con la programmazione dell'anno scorso, ma l'anno scorso è stata dovuta. Quest'anno invece mi sembra che, avendo capito come funziona il giocattolo, siamo partiti un poco prima, e penso che l'inesperienza dell'anno scorso non sia un giusto valore che ci sta attribuendo, perché se no non stavamo seduti qua quest'anno. Mister, buonasera, sono tutto felice, tutto Potenza. La mia domanda è questa: lei ha 37 a luglio, ecco, quindi con alcuni 16. Giocatori e quasi coetanei, dico quasi, cioè con i giocatori over c'è pochi anni di differenza, sì. Come pensa di rapportarsi con questi giocatori più anziani? Ma come mi sono rapportato in 2 anni ad Arezzo, voglio dire, non c'entra l'età, c'entra sempre il rispetto dei ruoli. Tu puoi avere anche la stessa età, però se io sono l'allenatore e tu sei il giocatore, devi fare il giocatore, io faccio l'allenatore e mi devi portare rispetto. Così si subito fa capire che ci sono dei ruoli e vanno rispettati. Visto che siamo entrati in tema di giocatori, sì. Ieri mi è arrivata la notizia del primo tassello inserito. Diciamo del primo, non è un tassello, perché diciamo del primo, perché del primo over. Brisco l'attaccante, ecco. Hai fatto delle richieste specifiche legate a qualche giocatore che ti piacerebbe avere più a Potenza? Sì, delle richieste le ho fatte, come possiamo giusto. Qualche... I nomi non te li dico perché sennò succede un casino. Qualche richiesta è stata fatta, però sono giocatori importanti che magari sono in categorie superiori, quindi bisogna attendere un po'. Ma tu vuoi, si devono convincere prima della partenza per il ritiro, diciamo, lo scheletro della squadra vorresti averlo completato,
stato, cioè, sì, diciamo sì. Che poi magari corso d'opera qualche tassello più là, magari sì, però normale. La partenza per il ritiro dovrebbe avere la squadra. Sì, preparata, sì, sì. Mister, buonasera, Mario Scalese, Roma del Sud, Roma TV e tutto Poteo. Ciao. Io quello che volevo chiedere, lei immagino ci avrà pensato molto a questa decisione perché è la sua prima avventura da allenatore. Invece ti dico che non ci ho pensato tanto, è stato subito, imminente proprio. Perché come fai a pensare? Ti chiama il Potenza, come fai a pensare? Cioè subito devi dire sì. È una scelta delicata, essendo la sua prima avventura, il rischio di bruciarsi potrebbe esserci. Quindi dico, da questo punto di vista, lei ha avuto tutte le garanzie da parte della società, si sente assolutamente fiducioso della solidità della società. È normale, ma ha chiamato il Potenza, subito ti viene di dire sì, giusto. Poi ho conosciuto i presidenti con il direttore e mi sono convinto. Ho visto che sono persone serie, che hanno voglia di fare bene, quindi mi sono trovato subito d'accordo. Il contratto è stato già depositato? Sì, sì, sì. E la sua idea invece sul ritiro, visto che parlavamo di ritiro? La mia idea del ritiro è quello là di andare già con... Dicevo sulle eventuali mete che... Le mete stiamo vedendo alcune situazioni. Su questo è giusto precisare che molto probabilmente il campo non lo avremo prima di inizio settembre, sì. Almeno dall'informazione che... Metti la firma qua, sono come al solito ottimista. Quindi la meta del nostro ritiro... Tu mi dicesti un ritiro lungo sicuramente. Ti parlai di un ritiro di 40 giorni. Una quarantena. E diciamo fatto in più step su diversi... È probabile che lo faremo su più step, su terreni di gioco in sintetico, perché avremo il campo in sintetico e le località sono ormai note a tutte, quindi credo che il 25 di luglio partiremo per il ritiro e molto probabilmente ci tratterremo su quel luogo fino alla consegna del campo per poterci poi 25 luglio. Sì. Ma dove? A Palma? No. Brienza. Diciamo, poi faremo l'ufficialità definitiva quando... Diciamo che stiamo aspettando comunque le autorizzazioni e tutto, perché dovremmo avere un campo a disposizione per 40 giorni. Vediamo se riusciamo a estorcere qualche altra informazione al presidente Mangone, no, perché mi sa non parla. Tra una risata e l'altra qualcosa che la dice. Presidente, allora, anche per dire ai tifosi qualche cosa in più, qualche altro nome che ci vuoi. Siamo vicini a qualcuno? Diciamo che sono nomi importanti di categoria che l'anno scorso hanno fatto la differenza nelle proprie squadre. Scusami, ipotizzate per caso un cambio di girone? Il girone I, come ben sapete tutti, è il girone molto, molto più difficile. Infernale. Sì. Il girone siciliano, visto e considerate le squadre che stanno in Sicilia, sarebbe per noi più comodo, sarebbe per noi. Però se noi incominciamo già a pensare H, I, E, F, G, no, noi quest'anno dobbiamo giocare e dare il massimo per raggiungere la vetta della classifica. Quindi io e Umberto fummo chiari l'anno scorso, un piano triennale, il terzo anno Lega Pro, siamo stati chiarissimi dal primo giorno, siamo stati chiarissimi. Io dico al mio amico Umberto che già quest'anno dobbiamo pensare alla Lega Pro, dobbiamo pensare. Perché fare un altro anno di disperdio, sia in termini mentali, oltre in termini economici, perché è un campionato che costa tantissimo e penso che lo sapete, sarebbe per noi un altro affaticamento. È meglio quindi concentrarci quest'anno e pensare direttamente in alto. Presidente, un problema che avete ereditato nella situazione debitoria, della gestione di Notali Stelle, si potrebbe fare proprio un sunto della situazione ancora da pagare i giocatori di Notari Stefano, magari se c'è ancora... Allora, per quanto riguarda, sempre per essere chiarissimi, di Notari Stefano no, ma certamente io mi hai tolto le parole, anche se ti farei fare il commercialista del Potenza Calcio, così le sapresti prima di noi le notizie, come già so vedo che le sapete prima di noi le notizie. Con Giacomo Marro noi abbiamo ereditato il Potenza Calcio dal buon Notari Stefani, dove ha legato
allegato al Potenza Calcio c'era una lista e una perizia giurata dove c'era tutta una serie di nomi all'interno e non figurava il nome né di Giacomaro né di Chiaradicchio e né di Tramutola. Questo per essere chiaro. Quindi con Giacomaro ci siamo trovati a non poter rispondere nei termini giusti al collegio arbitrale nel momento in cui ci è arrivata l'avvertenza di Giacomaro e senza andare più avanti nei discorsi siamo stati condannati a pagare la somma di 14.900 euro, l'intera cifra chiesta dal mister Giacomaro. E da quello che dice il collegio arbitrale è un suo dovuto. Quello che diciamo noi non lo possiamo dire perché non abbiamo gli atti né le carte giuste per poter controbattere. A scadenza dei termini tecnici verrà fatto quello che bisogna fare. La situazione con gli altri giocatori? Gli altri giocatori sono rimasti, della gestione nostra sono rimasti pochi giocatori, sono rimasti 3-4 giocatori, giusto? Sì. Che entro il 20 luglio salderemo come d'accordo contrattuale. Per quanto riguarda i giocatori vecchi del passato, è rimasta poca roba, ma siamo in discussione, è rimasto un certo Pellegrini, se non mi sbaglio. Chi? Pellegrini. Non so nemmeno chiesto Pellegrini. Pellegrini. Basso l'abbiamo chiuso in settimana, con Camillo Cannizzaro l'abbiamo chiuso in settimana, e poi è rimasto, se non mi sbaglio, c'era un'altra situazione, Caracci Schettino. Ad oggi non abbiamo nessuna documentazione, né di Caracci né di Schettino. In questo momento siamo, e ci sta, se non mi sbaglio, Pataniglia, ci sta, giusto? Anche perché non avremmo potuto, potevamo iscriverci quando erano vertenze che andavano chiuse entro il 30 giugno, del 2016. Questo, per quanto riguarda il discorso civile, è rimasta poca roba, abbiamo qualche situazione pendente invece con la pubblica amministrazione, con il problema che c'è stato per il discorso del CAF. Ci abbiamo un problema che stiamo ereditando e vedo ogni anno si diventa più grande con il discorso dell'acquedotto locale, dove siamo diventati una piscina comunale perché ci sta un debito di circa 60.000 euro d'acqua che viene, nasce, non arriva da... Vabbè, però comunque sta in capo alla nostra partita IVA, alla nostra società, e quindi abbiamo chiesto più volte di risolvere questo problema e di capire questo problema. Altre problematiche oltre queste, parliamo di poche cose. Per questa stagione, sempre per inseguire l'obiettivo, quello di fare una squadra da vertice, è stato stanziato un budget, possiamo dire le cifre del budget? Sicuramente è stato stanziato un budget superiore a quello dell'anno scorso. Solo questo vi posso rispondere. Presidente, per l'iscrizione come siete organizzati? Entro il 12 va presentata la domanda, domani faremo la richiesta al Comune per quanto riguarda l'autorizzazione del campo. Poi mi insegnate, ci sono tutta una serie di, oltre al discorso di natura economica che riguardano, ci sono altri discorsi di natura tecnica che vanno sistemati. Prima del 12 comunque si dovrebbe... No, il 12 online verrà fatta la richiesta, ma però non è una questione... È una questione anche di tempistica tecnica, perché ci vogliono determinate autorizzazioni, ci vogliono delle dimissioni, cioè l'NDD non è un discorso semplice, con una semplice firma o portando l'assegno circolare si fa l'iscrizione, va fatta tutta una serie di prassi di natura burocratica che noi già ci stiamo adoperando a fare. Per capire Mescia invece, lui entrerà magari a dare una mano sponsorizzazione? Ma l'abbiamo conosciuto e lo salutiamo, Abramo, bravissima persona, però ad oggi non c'è nessun tipo di rapporto. Mica la questione che ha coinvolto Nusco, che era uno degli sponsor, anzi il principale sponsor, può avere o già avuto ripercussioni negative su di voi? Ma a Nusco quest'anno, anche perché ha riaperto la sede qui a Potenza, che c'aveva una sede a Potenza, sì, sì, l'ha riaperta perché c'è stato un po' di problemini nel passato, mi sembra che si sia riappacificato. Con Nusco c'è un ottimo rapporto, ma come tutte le grosse aziende ci sono le problematiche che esistono dappertutto. Conosco, c'è un ottimo rapporto, penso sarà comunque sarà, lo sponsor di quest'anno. Sarà quest'anno lo comunque sponsor. No, vabbè. I 5 giocatori di cui è stato annunciato l'accordo a breve diranno? Ma io penso che chiuderemo tutto a breve. Gli under che credo che il riferimento sia Gennaro Esposito, ragazzi, sì. Allora, lui ha fatto una domanda al mister. Noi il 25 saliremo con la squadra completa. Dico, ma quelli sono confermati? Confermati, allora stanno, tre di loro stanno fuori per vacanze,
lo stesso Gennaro Esposito sta all'estero, sta appena rientra in Italia. Come avete visto, appena viene, cioè i comunicati vengono fatti per i giocatori appena viene firmato il contratto. Quindi, cioè Prisco ieri sera ha firmato il contratto, c'era pure la foto, è stato immediatamente. Quindi quella è la fonte ufficiale. Certo, visto che la società ha contattato tutti gli organi di stampa facendo dichiarare che aveva trovato l'accordo con Esposito. Ma l'accordo verbale? Ma io voglio capire solo se c'è ancora l'intenzione di proseguire su questi cibi. Ma io penso che sono sani e vegeti. Come la situazione? Penso e spero. Posso chiedere a mister, hai visto qualche immagine dell'anno passato? Della squadra, secondo noi qualcosa ha visto una sola partita. Mi ha chiamato, visto la partita col Fondi, mi ha chiamato, ha detto ma come siete, con questa squadra siete a salvarvi l'ultima giornata. È beccato solo la partita, gentilmente voi degli addetti, gentilmente cancellate queste immagini, gentilmente azzerate. Scusate, ma se mi arriva una domanda, c'è qualcuno noi qualcuno dell'anno scorso con un po' di sforzo si poteva, guarda, qualcuno dell'anno scorso, ragazzi, qualche under mi ha colpito. Sì, Luca. Sì. Poi vabbè, inutile di Vacca anche, sì. Vacca, Daniele lo può confermare che sia di proprietà della società. Sì. Ah, in tutto questo vi presento il nostro nuovo scouting, Luca Scarcia. Luca Scarcia, nonché colui che ci ha segnalato Luca. Perché qua ognuno si alza, si alza la mattina e dice che ha portato Puca a Potenza. Allora, giusto per essere chiaro, no, perché quando sono bidoni li ho portati, quando sono buoni li portano gli altri. Guarda, ti dico la verità, non mi piace dare dei giudizi su una partita. In quella partita ha fatto bene quello che ha fatto gol, Simeri, che ha fatto gol, però ho visto che è un buon giocatore. Poi gli altri con questo chiaramente agevolare la società, in quel senso di dire, in quella partita lui sospeso per le pendenze, vieni, resta un altro anno con noi, una pagano l'altra. Poi c'era anche Testardi, che l'abbiamo avuto ad Arezzo, che è un buon giocatore anche lui, che lo conosco come giocatore. No, vabbè, lo conosco come giocatore, potenzialmente potrebbe essere un buon giocatore, solo che accompagnato alle qualità ci vorrebbe anche il cervello. Purtroppo è un buon giocatore, sì. Sì. Molto. Invece Guardiglio del Taranto. Forte, mi piace. Vabbè, ci sono domande, Rocco, Antonella, forse? Qualcuno? Presidente Pangone, i due mesi di assordante silenzio hanno potuto portare un po' di destabilizzazione nella città, ancora più indifferenza? Perché dovrebbe portare la stabilizzazione? Sono due mesi che comunque non si è avuto notizia delle sorti del Potenza Calcio e quindi la disaffezione normale. Voi avete pensato che noi non facessimo nulla per Potenza, invece è un errore. Noi abbiamo cercato di stare, diciamo, in silenzio, ma nello stesso tempo operare per il Potenza. Non per niente è arrivato il Raffaele. Per niente si è chiuso ieri già una trattativa con un giocatore. E come se ne sono già chiuse verbalmente con molti giocatori, che saranno ufficializzati a presto. Quindi i due mesi sono stati per voi che avete pensato. Abbiamo evitato di fare l'errore dell'anno scorso, quindi di dire un nome, di non contrattualizzarlo, e poi sono andati via e abbiamo fatto anche noi brutta fine. Quindi quest'anno, solo tramite Pietro, quando firmeremo i contratti, conoscerete i giocatori. Presidente Bertolo, una curiosità, io ho più a fianco l'avvocato Saponara. L'avvocato Saponara è stato per un certo periodo direttore generale Pectore oppure no? L'avvocato Saponara attualmente è una persona che ci sta dando una grossa mano a Potenza Calcio. La settimana prossima stiamo facendo delle valutazioni finali per poter decidere un attimo il ruolo a sé stante. C'è qualche altra domanda della stampa?
non sarà una rotta più potenza. Volevo sapere la situazione del Viviani. Ancora devono firmare il contratto, a meno così c'è la notizia che ci è giunta, e si presume che se tutto va bene per la prima settimana di settembre dovremmo avere la disponibilità dello stadio. Speriamo, naturalmente. In tutto questo volevo ringraziare, perché in questi due mesi di silenzio, volevo ringraziare il lavoro fatto dietro alle quinte di Vincenzo Palmieri, Tiziano Mangin, Rocco Barra, Mario Summa, Simona Ball, che davvero si sono dimostrati attaccati ai veri colori del Potenza Calcio, e vi posso garantire a costo zero, vi posso garantire a costo zero. Quindi se qualcuno magari ha inteso speculare su queste persone, vi posso garantire che l'hanno fatto prettamente per i colori del Potenza Calcio, e vanno ringraziati, prima di tutti vanno ringraziati, perché davvero hanno dato dimostrazione di non di essere legati a me e Umberto, perché noi siamo sempre persone esterne, ma di essere legati al Potenza Calcio e alle sorti del Potenza Calcio. Queste persone vanno ringraziate e meritano un applauso, perché davvero hanno dato massima disponibilità. C'è pure Massimo. È Massimo Restai, sì, dove sta? Non lo vedo più. Ecco, è Massimo Restai. Ho guardato di là, e quindi è Massimo Restai. Davvero hanno dato la massima disponibilità e fanno parte integrante del Potenza Calcio, della squadra del Potenza Calcio. L'ultima cosa, sempre per l'anno prossimo, sperando che la piazza risponda, avete già ideato per caso la campagna lavoramenti, quando l'ha già... La Simona Barbara, che sta seguendo tutto il discorso del marketing, già ha preparato un prospetto per quanto riguarda il discorso degli abbonamenti, per il discorso del solidale, del sociale, per incentivare un po' naturalmente anche le famiglie a venire allo stadio e tutto. Però tutto quello che diciamo noi lo dirà il campo, la prima, la seconda e la terza vittoria consecutiva in casa. Dopo lì potremo discutere un po' con tutti e parlare di tutti, ma è inutile che ci diciamo attorno. Se Potenza vince, vince la città, vince la squadra, e vediamo il pubblico dei grandi eventi. Se Potenza si comporta come l'anno scorso, saremo prima noi a perdere. Si chiederà chiaramente di giocare sia la Coppa Italia e sia la prima partita di campionato fuori casa? Per forza. Purtroppo è un dato di fatto. Ci sono state tutta una serie, nessuna polemica nei confronti del Comune. Io ringrazio personalmente il sindaco De Luca, che ha dato massima disponibilità, ci ha ricevuto assieme al professor Barbaro la settimana scorsa, ci ha ricevuto e ci ha dato tutta la disponibilità. Purtroppo mi potete insegnare che la burocrazia vince su tutto, me lo potete insegnare voi, e non possiamo dar colpa né a uno né all'altro. Ci vogliono i tempi tecnici per un certificato antimafia, ci vogliono gente. Loro ci hanno detto per prima della metà di luglio. Il 13 luglio, 7 luglio, chi dice 7, 13, chi dice, non lo sappiamo. Noi speriamo quanto prima, perché poi ci vogliono i famosi 40 giorni per la consegna del campo. 7 settimane lavorative, cioè 5 giorni per 7 settimane su 35 giorni. Poi ci dobbiamo mettere tutti i due weekend sotto i 14 giorni e siamo arrivati a ottobre, a San Francisco. Non ci prendiamo in giro, presidente. Anzi, secondo me lei è anche fin troppo diplomatico, perché il ruolo glielo impone, però diciamo noi l'abbiamo caro Alfonso, oggi è stata assegnata il 14 aprile. Oggi è 7 luglio, ancora non è partito oggi, Calfo, non io in questo momento ricopriamo, io e Umberto, una figura sicuramente non di natura politica, e tendenzialmente noi siamo prettamente trasparenti e neutri per quello che è l'andamento politico della città, perché io penso che il buon De Luca o la città, non sta né a me né a Umberto dirlo, ci siano problemi che sono molto più gravi dello stadio, sì, però, di Presidente, allora, il solito alibi, ci sono norme di legge che consentono una deroga rispetto all'assegnazione di una gara di appalto importante, perché la concessione dello stadio, se voi non davate la disponibilità dello stadio, come non avete la disponibilità dello stadio, non vi potete iscrivere in Serie D. E allora, inutile che ci prendiamo in giro, il contratto, la gara di appalto è stata vinta il 14 aprile. Lo so. 14 aprile è stato dato in campo a fare per gli eventi dello stadio, perché evidentemente era così, fino al 26 di giugno. Cioè, è uno schifo, non lo dite voi, lo diciamo noi. È uno schifo che oggi è 6 di luglio e non sono partiti i lavori. I lavori non partiranno prima del 15 di luglio, Presidente. E dal 15 di luglio, considerate due mesi, voi entrerete al Viviani. Purtroppo per lei che dobbiamo venire in trasferta a vedere in campo neutro le partite interne, purtroppo per i tifosi. Ad ottobre, tornerete. Ma scusa, ma cosa non ti tiene conto? Che la federazione
situazione, onestamente, fare due collaudi. Esatto. Quindi il primo collaudo che capita proprio in periodi ferragosti, i periodi ferragosti, i corsi vengono il giorno dopo. Ci sono altri tempi che si perdono. Ci vogliono i tempi, però non possiamo... Questo, Presidente, perdonatevi, serve fondamentalmente la figura, spero che l'abbiate pensato, di una persona che fa le vostre veci qua, che stamattina deve salire al comune e oggi pomeriggio ci devo andare un'altra volta per vedere se sti uffici amministrativi, perché a me hanno detto che gli uffici amministrativi hanno un sacco di contratti ci serve da preparare. A Foggia, ci serve il Robespierre della situazione. Come? Ci serve il Robespierre della situazione. Sì, sostanzialmente sì, perché se no. Però sai anche, sai anche la fine che ha fatto Robespierre. Lo so, però se non chiedete aiuto, sicuramente nessuno vuole nadare. Il sindaco ha dato la sua disponibilità. Vediamo la sua disponibilità in cosa consiste. Certamente la rivoluzione non la possiamo fare né io né Umberto. Lo so, infatti noi per quello che siamo, se in questo momento non utilizziamo il campo saremo parte lesa in questo momento. Questo è indubbio. Speriamo che non c'è di date di incapacità per no, no, volte, no, perché no, no, puntualmente però, ogni anno sarà dell'incapace. Dico, siccome mettete vostre risorse per un bene che non è il vostro, perché l'avevo detto mille volte che il Potenza non è il vostro, è giusto che ci sia qualcuno che batte i pugni sul tavolo e dica oh. Cioè è una vergogna, già due anni, l'anno scorso no, due anni fa abbiamo iniziato un'altra lotta fuori casa per la semina, Michele Samonà si ricorderà, per la semina, perché è iniziata tardi la semina, siamo andati a giocare la prima partita che ci ha costato un campionato. Se ne avete fatto un bel campionato. Dell'anno passato. Avete fatto un bel campionato. Abbiamo perso il campionato per una partita persa con la Giambi, sono entrati in campo Neo Trappicerro, Presidente, la prima e la seconda giornata, anche per questo abbiamo il campionato. Quindi. Allora, di che stiamo parlando? Secondo me dovete fare i pugni, non fate i buoni, perché se fate i buoni non vogliamo chiedere l'elemosina a nessuno, è giusto e sacrosanto che voi diciate così, ma a maggior ragione sarete l'alibi per chi non vi verrà aiutare, dice ma loro aiuto non ne voglio. No, allora chiamate l'assessore, chiamate i consiglieri comunali, andate con uno tutti i giorni dalla sindaca, vediamo se questo contratto oggi, domani è 7, ancora non è firmato. Per quale ragione non è firmato questo contratto? C'è una priorità, la vostra priorità è iniziare il campionato. La disponibilità del cittadino del Pino della Città. Ad oggi se la Lega di Serie D vi dice non avete il campo, non potete iscrivervi alla Serie D, con chi va via? Ce l'avete il campo non ce l'avete. Il problema è che non ci sono nemmeno campi vicini, magari sì, hai un campo di 500 posti, ora. Possiamo dare 500 biglietti, questi sono. Poi oltretutto facciamo non è che una gara. Deve mettere soldi. Non hanno messo i soldi, la gara è stata assegnata, sono soldi europei che sono stati assegnati. Devono iniziare obbligatoriamente per una certa data. Ma questo ha condizionato anche il ritiro. Noi avevamo pensato. Ma che ritiro non potevate fare potenza? No, ma al di là di questo. Si chiamerà pronto oggi, non potevate. Avevamo pensato di fare un ritiro di 15 giorni da una parte. Poi giustamente col mister parlando dice che facciamo, dopo 15 giorni trasportiamo tutto il materiale a un'altra parte, poi lo prendiamo, lo trasportiamo a un'altra parte, poi dobbiamo trovare gli alloggi per altri 15 giorni e 20 giorni. Quindi perciò il capo lo state pagando voi, ve lo pagherete voi con i ritiri a 40 euro per contare. Ecco, vedi quello che stai dicendo, tu stai esternando tu. E voi non l'avete detto, lo sto dicendo io. Sei un ragazzo intelligente. Noi non abbiamo tanto problema. Yes. Vabbè, voi le conoscete le problematiche, sì, più di noi, quindi. Vabbè. Ma non ho visto su nessun giornale. Non avete comprato il giornale. Non l'ho comprato. Non lo porto io il giornale. ci stanno le frecce giuste. Abbiamo qualche altra domanda? C'è qualche intervista televisiva da fare al mister? Penso di sì. Fatto? Ah, okay. Quindi posso? Ci sciogliamo? Bocca al lupo. Crepi.